questione dell'interpretazione del diritto, c'è un saggio di Guido Calabresi del 1948, poi pubblicato nel 2000 in memoria di Guido Tedeschi, in cui sostiene che la dottrina giuridica ha condotto, ha cambiato l'interpretazione tradizionale del prevalente in Italia in quegli anni, passando da un'interpretazione tipo funzionale delle norme giuridiche a un'interpretazione sostanzialmente formalistica delle norme giuridiche, cioè hanno risposto al fascismo, quello che Calabresi dice, e applicando le norme giuridiche nella maniera più letterale possibile, senza interpretazione alcuna, cioè senza prendere su di sé la dottrina fascista. E certamente questo è stato un lascito che poi ci è stato tramandato anche nei decenni e negli anni successivi, se è vero. No, questo è largamente vero, cioè che una difesa dei giuristi e dei giudici dal fascismo da parte di coloro che se ne volevano difendere era quella di rifuggire dalle interpretazioni cosiddette teleologiche, dall'inquadramento della lettera dei fini prevalenti, eccetera, e quindi caricando un formalismo che successivamente sarebbe diventato più una liability. In realtà lo stesso Calamandrei ebbe a teorizzare questa cosa qui. Detto questo, però, insomma, bisogna anche, perché queste cose capitano, dare atto al Consiglio di Stato di quegli anni di aver rifiutato la ratio delle leggi razziali. E quindi, a differenza della Cassazione, perché non tutti erano uguali, di avere cercato proprio esplicitamente di limitare la portata di queste leggi in modo da ridurne gli effetti nefasti. Questo a volte c'è stata anche una, tra virgolette, piccola resistenza, ecco, non so, fino a quel punto. E poi anche nel Consiglio di Stato, Leopoldo Piccardi è una cosa, altri sono un'altra cosa, cioè c'è una differenza di percezione. Per esempio, di Piccardi, in alcune decisioni di cui lui è relatore, adesso non saprei citargliene una per volta, ma insomma sono cose che ho studiato e scritto, lì c'è una percezione del nuovo che avanza, della novità della società industriale che si sta profilando, che non c'è in altri. Quindi lì la barriera dell'interpretazione letterale è anche un po' antica, cede di fronte alla irruenza della società nuova. Se non ci sono altre domande, allora grazie ancora, credo che sia stato un pomeriggio davvero interessante. Guardate sul sito della SNA i prossimi appuntamenti, per favore, perché altri video saranno presenti.